italiana, qui in Svezia, è cominciata, si può dire quasi, con gli stuccatori, perché nel fine 800, primo 900, Stoccolma si ingrandisce e si costruiscono palazzi che avevano bisogno di ornamenti e quindi invitarono a lavorare italiani che sapevano fare questo. Poi l'immigrazione vera inizia con la Seconda Guerra Mondiale, quando gli svedesi hanno bisogno di persone che lavorino, avevano le città ancora intatte, le industrie intatte, ma gli mancava la manodopera. Sono venuti tantissimi da un paesino della Ciociaria, San Biagio Saracino. Questi vendevano palloncini, girelle, tutte queste cose che avevamo tipiche dei nostri mercatini italiani delle feste. Questi italiani che lavoravano costavano meno degli svedesi e lavoravano molto più rapidamente, più velocemente. E questo fece un po' innervosire i sindacati svedesi, perché dissero: ma scusate, qui c'è un cottimo da seguire, noi non potete aumentare questo lavoro così veloce. E questi italiani dissero: ma noi siamo abituati in Italia a lavorare in questo modo. Qui mi sono trovato molto bene anche perché lavoravo nelle produzioni teatrali di teatri indipendenti e quando si è liberalizzato il mercato dell'importazione del vino, con l'entrata della Svezia nell'Unione Europea, ho iniziato a importare il vino italiano. Per noi è stato ancora diverso, persone che avevano studiato, eccetera, avevamo già avuto la strada spianata da questi operai, quindi noi ci sentivamo abbastanza benvenuti. Gli italiani sono diventati popolari e sono riusciti anche a convincere gli svedesi a fare gli italiani, a cominciare a mangiare la pasta. Ormai si mangia più pasta che patate. Siamo al centro di Stoccolma, in un asilo svedese che noi come associazione affittiamo per i nostri bambini. Quello che facciamo qui il sabato mattina è radunare dei bambini italiani e dargli l'opportunità di stare insieme, giocare, parlare, cantare in italiano. Nella scuola svedese ci sono delle ore di italiano, ma sono insufficienti, specialmente per i bambini piccoli che nell'asilo parlano svedese, a casa parlano italiano, ma gli manca un posto di incontro italiano. Ma negli ultimi 10 anni c'è un'immigrazione di gente preparata, culturalmente medio-alta. Alcuni sono ricercatori anche molto apprezzati, che hanno fatto carriera anche qui. Vengono qui per lavoro principalmente. Noi siamo venuti in Svezia, sia io che mio marito, perché abbiamo avuto l'offerta di fare un dottorato qui. Avevamo già avuto la nostra bambina e qua in Svezia hai la possibilità di crescerla tu. E invece se torni in Italia la devi far crescere ai tuoi genitori. Tutto questo lo facciamo cercando di tenere viva la nostra cultura italiana qui in un paese comunque straniero. E nello stesso tempo socializzare e dare la possibilità ai nostri figli di socializzare, di conoscersi e quindi di parlare soprattutto italiano, direi, ecco, questo è l'obiettivo principale. Basta vedere un nome italiano e gli svedesi sono attratti. Per la Svezia l'Italia è un paese di riferimento. Le aree più interessanti sono naturalmente la cultura, la moda, il design e la gastronomia.